Sì, abbiamo voluto cogliere questa occasione del Dante D per realizzare questo evento in collaborazione con la famiglia, con gli amici più stretti e ricordare questo collega per noi molto caro che ci ha lasciato prematuramente, ma che ha lasciato un vivido ricordo sia dal punto di vista culturale che umano. E quindi siamo molto contenti oggi di poterlo ricordare insieme, anche insieme alla direttrice dell'Ufficio Scolastico del Molise che lo ha conosciuto ovviamente come dirigente di questa scuola. È vero, ed è davvero un peccato che i nostri destini si siano incrociati così, così tardi. Il professor Picariello era una mente eccelsa, un vero genio nel suo campo, un profondo conoscitore di Dante, e già quando si parla di una persona che è profondo conoscitore di Dante si parla di un livello di eccellenza, ma anche dotato di una grandissima umanità. Averlo perso è un vulnus che non colpisce soltanto l'Istituto Alberghiero, colpisce tutta la Regione Molise. E ci dispiace che non sia qui tra noi, e per questo motivo abbiamo tenuto in cantiere questo evento che oggi finalmente, grazie alla preside Tribò, si riesce a realizzare. Allora, il professor Picariello era in grado di maneggiare il linguaggio universale dell'arte e della poesia. E questo è un linguaggio che serve non soltanto agli spiriti eletti, deve essere un linguaggio quotidiano anche per i nostri ragazzi. Devono imparare a cogliere la dimensione dell'esistenza non soltanto attraverso tecnicismi e modalità descrittive, anche attraverso la connotazione, l'ispirazione, l'arte e la bellezza dei versi. Il professore Antonio Piccariello è arrivato da noi in silenzio, con garbo, ma ha dimostrato tanta passione e soprattutto ha cercato più volte di guidare i nostri alunni con leggerezza alla conoscenza del sommo poeta Dante e soprattutto alla lettura della Divina Commedia. E spesso mi diceva che dovevamo lavorare per aiutare gli allievi dell'alberghiero a far amare il sommo poeta. E perché i temi trattati nella Divina Commedia sono tantissimi, dall'amore alla bellezza e soprattutto anche all'arte nella cucina, la passione. Anche lì c'è bellezza. Mi faceva sempre un esempio. Mi diceva, non serve, il pizzaiolo non è solo colui che fa le pizze, ma deve dare l'anima, deve trasmettere la bellezza attraverso diciamo il piatto finale, ed era vero. Quindi ha cercato in tutti i modi di stimolare i nostri alunni e diceva, Dante non è solo per i liceali, Dante è per tutti. Anche i nostri alunni dell'alberghiero, se noi sappiamo trasmettere agli alunni la passione per la lettura della Divina Commedia, anche loro ameranno Dante. Non si sbagliava, perché noi abbiamo avuto, e lo dimostreremo adesso anche in questa piccola manifestazione, alunni che hanno composto poesie per Dante. Quindi la passione è arrivata spontaneamente. E il professor Antonio Piccariello veramente è stato un grande. Peccato che ci siamo lasciati con l'idea di organizzare questa giornata del Dante D. È andato via in silenzio come è arrivato. Poi il Covid ci ha chiusi e alla fine c'è stata la sua dipartita.